Trasmettiamo il messaggio tenuto nella Chiesa Evangelica Fontanellato, l'eccellenza della parola di Dio, ultima parte. Oratore Andrea Belli. Buon ascolto. Vogliamo ancora questa sera aprire la parola di Dio nel Salmo 119, Salmo 119, versetto 160, e leggeremo fino alla fine di questo Salmo che ci ha tenuto impegnati per diverso tempo, ma credo che non sia stato tempo perso, anzi un tempo impiegato per poter approfondire uno dei salmi più conosciuti, uno dei salmi più famosi, ma certamente un salmo straordinario, bellissimo, dove abbiamo potuto notare proprio questi due argomenti che vanno di pari passo, ovvero da una parte il salmista che adora il Signore per l'eccellenza della parola di Dio e dall'altra parte gli atteggiamenti che il salmista assume nei confronti del Signore. Allora, dal versetto 160 leggiamo: la somma della tua parola è verità, tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. I potenti mi hanno perseguitato senza ragione, ma il mio cuore ha timore delle tue parole. Gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. Odio e detesto la menzogna, ma amo la tua legge. Io ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farli cadere. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore, e ho messo in pratica i tuoi comandamenti. La mia anima ha osservato le tue testimonianze, e io le amo molto. Ho osservato i tuoi precetti e le tue testimonianze, perché tutte le mie vie ti stanno davanti. Giunga il mio grido fino a te, Signore, dammi intelligenza secondo la tua parola. Giunga la mia supplica in tua presenza, liberami secondo la tua parola. Le mie labbra esprimeranno la tua lode, perché tu mi insegni i tuoi statuti. La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. La tua mano mi aiuti perché ho scelto i tuoi precetti. Io bramo la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia gioia. L'anima mia viva ed essa ti loderà, e mi soccorrano i tuoi giudizi. Io vado errando come pecora smarrita, cerca il tuo servo, perché io non dimentico i tuoi comandamenti. E volevo anche portarvi a leggere un brano che proprio osservavo oggi nel libro della Genesi, al capitolo 6. Genesi capitolo 6, versetti 8 a 10. Si parla di Noè. E leggiamo: ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Allora, è interessante notare, proprio l'ho scoperto oggi, e io credo che quando il Signore ci fa vedere anche quelle che non sono contraddizioni, ma sono dettagli, sfumature in più che ci permettono di comprendere ancora meglio quello che è il testo biblico, quando voi leggete nel versetto 9 Noè camminò con Dio, nella traduzione della 70, cioè la traduzione greca dell'Antico Testamento, è molto interessante, non c'è il verbo camminare, ma letteralmente è: Noè trovò il suo piacere in Dio. Molto interessante. Certamente non abbiamo qui una contraddizione, perché si può camminare secondo la volontà di Dio quando si trova piacere nella sua stessa persona. Allora è bello vedere proprio questo collegamento, parlando ad esempio di Noè, di questo personaggio
così straordinario, addirittura è scritto nel libro del profeta Ezechiele in un particolare contesto, che se il Signore decretasse la distruzione di una città, se ci fossero nella città Noè, Daniele e Giobbe, si salverebbero soltanto loro per la loro fedeltà. E questi tre uomini vengono presi proprio come esempi di fede, esempi di fedeltà, tre uomini che hanno veramente camminato con il Signore. Allora, quando noi leggiamo proprio questo ultimo brano che concerne il Salmo 119, la domanda è d'obbligo: noi stiamo trovando piacere nel Signore? Stiamo trovando piacere nella Sua parola? Quindi non si parla, non si intende soltanto una lettura sporadica, una lettura superficiale, questo l'abbiamo detto anche le volte scorse, ma si parla proprio di un impegno costante, personale, quotidiano, nel prendere piacere in quello che è la parola del Signore e soprattutto sulla persona stessa del Signore. Guardiamo quello che è scritto proprio nel versetto 160, quando leggiamo che la somma della tua parola è verità. E questo è un versetto che è molto molto importante, perché fa da introduzione a quello che dovrebbe essere il nostro approccio quando noi studiamo le scritture. Molto spesso si rischia, ad esempio, di costruire delle dottrine o degli insegnamenti sulla base di un solo versetto, senza tenere conto di tutti gli altri versetti che parlano dello stesso argomento, e si potrebbero fare veramente tanti tanti esempi. Ma il salmista è molto chiaro quando egli dice che la somma della tua parola, cioè la perfezione della tua parola, non è in un solo versetto, ma è su tutti i versetti, cioè su tutta la tua parola. Altrimenti si rischia veramente di deviarci e di mettere del nostro, cioè la nostra razionalità, il nostro discernimento, su quello che è il pensiero del Signore. Invece la parola di Dio possiamo considerarla in un senso simbolico, così tanto per intenderci, come un puzzle dove dobbiamo unire tutti i vari pezzi, e allora abbiamo il mosaico proprio perfetto, prezioso, che è la parola del Signore. E il salmista continua e dice che tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. Questa espressione che troviamo tante volte nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, che va sotto l'espressione nei secoli dei secoli, mentre invece nell'Antico Testamento leggiamo dura in eterno. Che cos'è che dura in eterno? La parola di Dio. Esattamente quello che diceva il Signore Gesù quando doveva contrastare gli scribi e i farisei: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ciò che rimane, ciò che sussiste in eterno, ce lo ricorda proprio il salmista, è la parola di Dio. Non esiste altro, per quanto riguarda la creazione nostra materiale, che possa durare in eterno. Anzi, questa creazione, ci dice il Signore, che sarà distrutta, non ci sarà più per dare spazio a nuovi cieli e nuova terra. Ciò che dura in eterno è la parola di Dio e anche noi, perché anche noi, quali figliuoli di Dio, abbiamo questa promessa straordinaria, come dirà il Signore Gesù, che chiunque crede in me vivrà in eterno, non ci sarà più fine. Quando noi leggiamo il libro dell'Apocalisse, quando noi scorgiamo nel libro dell'Apocalisse quella che è l'eternità gloriosa che ci aspetta, veramente possiamo ringraziare il Signore per queste promesse straordinarie che Egli ci ha dato. E anche noi quindi possiamo dire, insieme al salmista, che la somma della sua parola è la verità, e di conseguenza tutti i suoi giusti giudizi, quindi anche i suoi decreti, le sue sentenze, le sue scelte, le sue decisioni, durano in eterno e sono perfette. E dal versetto 161, quindi, quando inizia questa penultima sezione, che va fino al versetto 168, il salmista torna nuovamente a parlare di se stesso. Quindi abbiamo un altro salto. Prima, nel versetto 160, il salmista loda il Signore per la perfezione della sua parola, e ora vediamo come il salmista parla ancora della sua situazione e parla ancora di persecuzione.
Dice: i potenti mi hanno perseguitato senza ragione. Quindi non si parla di empi qualsiasi, non si parla di empi, tra virgolette, normali, ma si parla di empi che hanno autorità, di potenti, di uomini potenti. Probabilmente qui addirittura in ebraico, non lo so perché l'ebraico non lo so leggere, ma probabilmente qui abbiamo il termine Elohim, che nella terminologia ebraica è il termine che parla dell'autorità. Elohim non è soltanto Dio, Elohim poteva anche essere il padre, il capofamiglia, un giudice, persone in autorità, persone che hanno potere. E se noi diamo uno sguardo, vero, a quello che accade intorno a noi, quanti uomini, quante donne anche, se sono in autorità, cioè se hanno del potere, abusano di questo potere per i propri interessi personali. Abbiamo sotto gli occhi veramente molteplici esempi, ma questo non ci deve scandalizzare, o meglio, scandalizzare per quanto riguarda il figliuolo di Dio che odia il peccato, sicuramente sì, ma non ci deve stupire perché l'empio si comporta in questo modo. L'empio è portato a comportarsi in questo modo. Il salmista era perseguitato da uomini che avevano potere, quindi da uomini che potevano, per l'autorità che avevano e per l'abuso della loro stessa autorità, fare del male al salmista. Ma anche in questo caso è molto bello vedere dove il salmista trova il suo riposo e trova fiducia. Ma il mio cuore ha timore delle tue parole. È la lezione costante che il salmista ci dà. Nonostante le sofferenze, le angosce, le angustie che il salmista stava sperimentando a causa di questi potenti, lui trova rifugio nella parola di Dio. Il suo cuore ha timore delle parole del Signore. Egli non cerca aiuto nell'Egitto, in Babilonia, cioè nel sistema mondo. Non cerca aiuto nelle false ideologie di questo mondo, ma trova il rifugio nella parola di Dio. E questo deve essere veramente per noi un fonte di grande insegnamento, perché anche noi possiamo correre il rischio di andare ad attingere a quelle cisterne screpolate di cui ci parla il profeta Geremia, ovvero cisterne che non tengono acqua, cisterne che possono anche apparire belle esteriormente, ma che poi hanno delle crepe e ci portiamo la cisterna che prima è piena e dopo arriviamo alla meta che è vuota. E il Signore deve dire proprio al popolo di Giuda: tu stai attingendo a quelle cisterne, invece di attingere da me, che sono acqua viva, che sono la fonte dell'acqua viva. Ed è molto bello ricordarci che il Signore Gesù prende a prestito proprio questa immagine dell'Antico Testamento per dire: io sono l'acqua della vita, io sono il pane della vita, io sono l'acqua della vita. Cioè tutta la nostra soddisfazione, tutta la sufficienza è nel Signore Gesù Cristo. E quando si ha il Signore, noi non abbiamo bisogno di altro. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice che in Cristo noi abbiamo veramente tutto e tutto pienamente. Versetto 162 dice il salmista: gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. Guardiamo qual è l'atteggiamento vero dell'uomo che cerca in tutti i modi di avere successo, di avere ricchezza, di avere soldi, di proprio rincorrere questo grande bottino che la parola di Dio ci ricorda, può essere un grande bottino che c'è oggi, ma domani non si sa. Ma il salmista, per il salmista, la parola di Dio era come trovare un grande bottino. E mi sono chiesto proprio a livello personale se è così anche per me, se è così anche per noi, che la parola di Dio è per noi come un grande bottino, come un tesoro del quale non possiamo fare assolutamente a meno. Possiamo fare a meno delle ricchezze materiali, ma non della parola di Dio. Non possiamo farne a meno. Proviamo a pensare come sarebbe la nostra vita senza la guida del Signore mediante la sua parola? Quante volte la parola di il Signore attraverso la sua parola ci ha salvato da delle
scelte che magari potevamo fare e che grazie a Dio non abbiamo fatto, perché l'abbiamo letto nella sua parola, perché nella sua parola abbiamo visto quella che era la volontà del Signore. Quante volte Dio ci ha salvato? Ci ha salvato dal compromesso, ci ha salvato dalla rovina spirituale, perché nella sua parola abbiamo compreso quello che era il suo pensiero. Quante volte? Talvolta, grazie a Dio, solo per la sua grazia, mi sono convertito molto giovane, ma talvolta penso, Signore, se io avessi ritardato la mia conversione, chissà come sarebbe stata la mia vita. Non lo posso sapere. Io conosco soltanto la vita che sto vivendo da quando ho conosciuto il Signore, ma è veramente una grazia. Ecco perché l'autore della lettera agli Ebrei dice che oggi è il giorno della salvezza. Proprio per il fatto che il domani, non solo perché il domani non ci appartiene, ma perché prima mi conosco il Signore e prima veramente posso orientare la mia vita secondo la sua parola. Quindi anche noi domandiamoci, gioiamo come il salmista per la parola del Signore. Io credo, fratelli e sorelle, che uno dei grandi problemi, se non forse il più grande problema, che oggi i credenti vivono è che non si nutrono di questa parola. E per nutrirsi di questa parola, l'abbiamo già detto, ma voglio sottolinearlo, non è sufficiente leggerla. Non è sufficiente leggerla, perché non ci si nutre così. Questo vorrebbe dire semplicemente assaggiarla, ma non nutrirsene. Nutrirsene vuol dire proprio che questa parola deve entrare nel nostro intimo. Deve penetrare nel nostro cuore, nella nostra mente. Allora veramente ci potrà essere un nutrimento. E perché ci sia nutrimento, bisogna studiare la parola. Bisogna impiegare tempo e impegno per studiare la parola di Dio. Non bisogna essere dei laureati in teologia per studiare la parola. Ma il Signore vuole leggere nel nostro cuore un cuore desideroso, un cuore appassionato, un cuore che lo ama, un cuore che lo vuole servire e che per questo motivo non può fare a meno di abbeverarsi alle fonti della parola della vita. E il salmista, ovviamente, nutrendosi della parola del Signore, che cos'è che deve dire? Che ancora una volta, l'ha già detto, e più di una volta nel corso di questo salmo, che lui odia e detesta il peccato. Guardate, versetto 163, odio e detesto, in questo caso, la menzogna. Perché come abbiamo già avuto modo di vedere, probabilmente il salmista era calunniato. C'erano delle bugie nei suoi confronti, c'erano delle menzogne. E questo era il peccato che era evidente in questi potenti, in questi uomini potenti. Guardiamo all'esempio che noi abbiamo nel Signore Gesù. Vi ricordate quando il Signore Gesù è davanti al Sinedrio, si cercano i falsi testimoni e non se ne trovano. Si cercano dei falsi testimoni e non se ne trovano fino a che due non si fanno avanti e accusano falsamente il Signore Gesù di quanto lui aveva detto quando parlava del Tempio e del suo corpo, dicendo distruggete questo Tempio e in tre giorni lo riedificherò. E loro, travisando le parole del Signore Gesù, lo accusano falsamente. E però si cercavano dei falsi testimoni, perché non si poteva trovare un testimone che potesse dire quest'uomo ha peccato, quest'uomo è venuto meno nella legge. Nessuno lo poteva dire. Il Signore Gesù infatti poteva dire con fronte alta: chi di voi può accusarmi di peccato? Chi di voi può dirmi che io sono un peccatore? E nessuno. E allora bisognava cercare dei falsi testimoni, altrimenti non ci si saltava fuori. Ecco come si comporta il mondo. Per accusare il giusto usa la calunnia, usa la menzogna, usa la bugia, usa le armi più subdole per cercare di colpire il giusto. E abbiamo anche degli esempi, vero, nella scrittura. Abbiamo già ricordato Daniele, ma ce ne sono anche altri. Quando subentra l'invidia, quando subentra questo aspetto diabolico che ha dentro, perché il giusto, quando cammina nella fedeltà, che cosa fa vedere? Fa vedere il marciume che c'è nell'empio. È sempre così. La luce fa vedere quello che c'è di sporco. Ecco perché gli scribi e i farisei odiavano Gesù. Lo odiavano con tutte le loro forze, perché la sua condotta esemplare, perfetta, faceva venire alla luce chi erano gli scribi farisei. E questo non lo potevano sopportare.
Le tenebre non sono mai andate d'accordo con la luce. Ecco perché quando Dio crea la luce e le tenebre, le separa. Non soltanto perché ci sia il giorno e perché ci sia la notte. In Genesi 1 c'è scritto: Dio separò la luce e le tenebre perché ci sia giorno e notte. Certamente, ma lì abbiamo una lezione spirituale. Già in Genesi 1 Dio ci insegna che luce e tenebre non possono mai andare d'accordo. Non possono mai andare d'accordo, c'è una separazione. Devono essere separate. Ecco perché Gesù è descritto come la stella lucente del mattino, come la luce del mondo, e Satana, il principe delle tenebre, non potranno mai andare d'accordo. Allora il salmista nel versetto 163 può veramente dire: odio e detesto la menzogna, ma, e questo ma cambia, capovolge tutto il discorso, ma amo la tua legge. Anche qua, ancora abbiamo questa lezione. Noi non potremo mai odiare il peccato veramente se non amiamo il Signore e la sua parola. Tanto più amiamo il Signore, tanto più noi odieremo il peccato, tanto più noi odieremo quello che noi vediamo giornalmente nel comportamento dell'empio. E sebbene sono empi, e sebbene noi possiamo dire è normale che si comportano così, ma quel comportamento non potrà mai lasciarci indifferenti. Versetto 164 dice ancora il salmista: io ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Allora, che cosa vuol dire, che cosa significa questa espressione 7 volte? Allora, possiamo prenderlo sicuramente da un punto di vista letterale, ma anche da un punto di vista simbolico, perché il numero 7 è il numero che ci parla della completezza. Sappiamo che nella scrittura, senza entrare nella cabala ebraica, che è tutta un'altra cosa, però ci sono dei numeri che troviamo spesso come il numero 7 e il numero 10, e sono in particolari contesti. Il numero 10 ci parla della pienezza e il numero 7 ci parla della completezza. Allora, quando qui il salmista parla di una lode che viene fatta compiuta 7 volte, sta parlando di una lode completa. Di una lode completa. Dubito personalmente che il salmista adorasse Dio 7 volte al giorno, sicuramente lo faceva molto più di 7 volte. Ma questo numero, questa espressione ci parla di completezza. La sua è una lode completa, completa. Ed è quello che Dio vuole da ciascuno di noi, perché sappiamo che il Dio che noi adoriamo è il Dio esigente. E per quale motivo il salmista lodava 7 volte al giorno il Signore? Ancora per i suoi giusti giudizi. Guardate anche qui la contrapposizione. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 24, versetto 16, è stato anche citato nella preghiera: il giusto cade quante volte? 7 volte. Però poi si rialza. Allora, guardiamo questo scenario. Il giusto cade, si rialza, e nel momento in cui il Signore lo rialza, loda il Signore, adora il Signore per il suo intervento. Tante volte è caduto, tante volte lo loda. Molto bello questo. Perché il giusto sa ed è consapevole di non essere una persona perfetta. La perfezione la raggiungeremo, saremo perfetti, ma non qui. Quando saremo alla presenza del Signore con un corpo totalmente trasformato, glorioso ed immortale. Qui noi non possiamo essere perfetti, però possiamo essere irreprensibili. Abbiamo tutte le carte in regola, non per nostri sforzi, ma per la grazia del Signore, per poter essere dei figliuoli di Dio irreprensibili. E ancora il salmista esprime la motivazione: io ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi, quindi per la tua parola. Quante volte noi adoriamo il Signore? È veramente un soggetto di adorazione questo. Quante volte adoriamo il Signore per la sua parola?
È un soggetto di adorazione molto forte. È giustissimo adorare il Signore perché ci ha dato suo figlio, perché ci ha salvato dai nostri peccati, perché ha capovolto il nostro destino. Assolutamente sì, ma adorare il Signore anche perché ci ha dato la sua parola. Perché d'altro canto, chi è che ci parla di Cristo? Chi è che ci parla della sua morte, della sua risurrezione, della sua prossima venuta, se non la Bibbia, se non la parola di Dio? È attraverso questa parola che noi veramente possiamo capire e comprendere quelli che sono i pensieri del Signore. Versetto 165 dice il salmista: grande pace hanno quelli che amano la tua legge. Allora, mi piace dividere in due veramente questo versetto. Guardate, per chi ama la parola di Dio, veramente c'è la pace. Una pace che è indipendente dalle circostanze. La pace di questo mondo è dipendente dalle circostanze. Ovvero, io posso dire di essere, di godere di una certa serenità se le cose mi vanno bene. Una nazione, parliamo anche a livello di nazione, è serena se le cose gli vanno bene, a livello economico, a livello di gestione del governo e via dicendo. Ma se le cose vanno male, se ci sono delle situazioni che veramente fanno piangere, allora dov'è questa pace? È una bolla di sapone. Questa è la pace del mondo. E ce lo insegna chiaramente l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 5, quando, e lì parla veramente come un profeta dell'Antico Testamento, quando diranno pace e sicurezza, cioè la pace che il mondo sta inneggiando ormai da decenni e che ci sarà apparentemente, giungerà la rovina. Quando proprio diranno pace e sicurezza, una rovina improvvisa cadrà loro addosso e non scamperanno. Ecco la pace di questo mondo. Ma la pace che dona il Signore è indipendente dalle circostanze, cioè è superiore alle circostanze e non è guidata dalle circostanze. Il salmista aveva tutti i motivi umani per disperarsi. Aveva tutti i motivi per essere scoraggiato, per essere sconsolato, per vivere nella disperazione. Ma come si può parlare di pace a un uomo perseguitato? A un uomo che è perseguitato da persone, abbiamo ricordato prima, potenti, che sono in autorità. Come possiamo definirlo un uomo di pace, un uomo che è sereno nel suo animo? Certo, poi nel corso del Salmo abbiamo visto anche il suo grido d'angoscia. Certamente, ma il Signore risponde donando la sua pace. E qua il salmista lo ha realizzato perché dice: grande pace hanno quelli che amano la tua legge. Però bisogna amare la parola di Dio per godere di questa pace. Bisogna amarla, bisogna ubbidirla, bisogna seguirla per poter godere della pace del Signore. Non soltanto, quando si ama la parola di Dio, dice il salmista, non c'è niente che ci possa far cadere. Mamma mia, che promessa! È una promessa straordinaria, perché qui sta dicendo il salmista che non si pecca, non si cade nel peccato quando si ama la parola di Dio. E difatti, proviamo a fare un esame interiore: quando pecchiamo davanti al Signore, quando noi spostiamo il valore della parola di Dio e la sottomettiamo alla nostra volontà, e lì si pecca. E succede sempre così. Succede sempre così. Quando noi sottomettiamo la parola di Dio alla nostra volontà, alla nostra razionalità, al nostro discernimento, e non c'è nulla, dice il salmista, che possa farli cadere. È come se loro vivessero in una fortezza inespugnabile. E difatti il Signore è visto come un rifugio ed una fortezza inespugnabile. Un altro brano che mi viene in mente, che è nell'Epistola ai Galati, dice l'Apostolo Paolo che se noi camminiamo per lo Spirito non adempiremo i desideri della carne, cioè non peccheremo.
Ma quando questo accadrà? Se cammineremo per lo Spirito. È la stessa cosa, sebbene con parole diverse, che sta dicendo il salmista. Perché si può camminare per lo Spirito solo se si ama la parola di Dio. E chi cammina per lo Spirito ama la parola di Dio. Versetto 166, e qui il salmista ci parla delle sue speranze. Io ho sperato nella tua salvezza, Signore, e ho messo in pratica i tuoi comandamenti. Qui veramente il salmista dipana ogni dubbio su quella che è la speranza. Chi può dare speranza e chi è la speranza? Il valore del cristianesimo, il privilegio di essere cristiani è che le nostre speranze non sono soltanto le promesse di Dio, ma è Dio stesso la nostra speranza, cioè la sua persona. E questo è qualcosa di molto bello e di molto consolante, perché ci rendiamo conto che le speranze del credente sono fondate su Cristo stesso. Cristo è la nostra speranza, dice l'Apostolo Paolo. La nostra speranza non è vaga, non è vana, ma è Cristo stesso la nostra speranza. E allora il salmista può dire: io ho sperato nella tua salvezza, Signore. Io ho sperato nella tua persona, ho sperato nei tuoi interventi e ho messo in pratica e ho obbedito ai tuoi comandamenti. Il salmista non perde mai di vista questo aspetto fondamentale. È giusto invocare il Signore, è giusto chiedere il suo aiuto, è giusto chiedere il suo intervento, ma è altrettanto giusto ubbidire alla sua parola. Sono due binari che viaggiano in parallelo. Dio vuole che noi invochiamo, Dio vuole che noi gli chiediamo aiuto, soccorso, ma Dio vuole anche che noi obbediamo alla sua parola. E non può esistere l'uno senza l'altro. Non può esistere. Quante volte abbiamo letto nei Salmi, in tanti brani della scrittura, che Dio benedice coloro che lo temono, cioè coloro che ubbidiscono alla sua parola. Versetto 167: la mia anima ha osservato le tue testimonianze e io le amo molto. Quindi ancora qui il salmista unisce il concetto dell'ubbidienza all'amore. Ubbidienza, amore, sono due stati, sono due elementi, anche questi, che devono sempre viaggiare di pari passo. Dio non vuole un'ubbidienza forzata, Dio non vuole un'ubbidienza legalistica, un'ubbidienza, come è scritto nel libro di Isaia, solo perché vi è stato tramandato un comandamento d'uomini, una sorta di tradizione. Si viene agli incontri perché è tradizione venire agli incontri, si deve leggere la parola perché è tradizione leggere la parola. No. L'ubbidienza che Dio vuole è un'ubbidienza dettata dall'amore per Lui, perché noi lo amiamo e per come dimostrazione del nostro amore ubbidiamo. L'ubbidienza è una conseguenza dell'amore che noi nutriamo nei confronti del Signore, anche perché vorrei precisare che l'ubbidienza forzata dura fino a un certo momento e poi svanisce. E poi non c'è più. Invece l'ubbidienza dettata dall'amore per Dio è un'ubbidienza costante che permane nel tempo. Versetto 168: ho osservato i tuoi precetti e le tue testimonianze perché tutte le mie vie ti stanno davanti. Ah, altro concetto importante. Guardate quanti concetti, il salmista sottolinea. Io ho osservato i tuoi precetti perché tu, Signore, sta dicendo il salmista, conosci tutta la mia vita, conosci tutte le mie vie, conosci tutte le mie scelte, conosci tutti i miei pensieri, i miei sentimenti, li conosci tutti. E che cosa è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12? Che la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio e che penetra nelle nostre giunture, nelle nostre midolla, fino a dividere l'anima dallo spirito. Ed è la parola di Dio, dice ancora l'autore, che giudica i pensieri e i sentimenti del cuore. Allora, l'ubbidienza nei confronti del Signore deve essere animato anche da questa consapevolezza, che Dio conosce tutto di me e conosce tutto di te. Tutte le mie vie, tutte le tue vie, tutte le nostre vie sono davanti ai suoi occhi.
prima ancora che queste vie ci siano. Dio le conosce, Dio le sa già. Dio conosce tutto di noi, Dio sa tutto di noi. Anche del Signore Gesù è scritto che il Signore Gesù da lontano conosceva i pensieri del cuore dell'uomo. Non aveva bisogno che qualcuno gli andasse a dire: Signore, io penso questo. Già il Signore Gesù lo sapeva, essendo Dio. E così è il Signore. Lui conosce tutto della nostra vita, tutte le nostre vie gli stanno davanti. Ed ecco perché il salmista dice: io ho osservato i tuoi precetti e le tue testimonianze. Versetto 169, qui entriamo nell'ultima sezione di questo salmo. Giunga il mio grido fino a te, Signore, dammi intelligenza secondo la tua parola. Ed è bello vedere come il salmista rimane sempre umile, non si lascia andare né allo sconforto, ma nemmeno anche a dei lanci, a degli slanci di vanto, di orgoglio o di superbia. Lui sa che può essere intelligente veramente se segue la parola e se Dio gli dona la saggezza. Abbiamo ricordato tante volte quello che dice l'apostolo Giacomo sulla saggezza di Dio, che è Dio che la dà e la dà a chi la chiede, a chi la chiede con fede. Come Salomone, quando nei bei tempi, quando lui era giovane: Signore, io voglio la tua saggezza, fammi governare saggiamente questo popolo. Io sono giovane, sono inesperto, non so nulla, ma io voglio la tua saggezza. Giunga la mia supplica, versetto 170, in tua presenza, liberami secondo la tua parola. E qui abbiamo una richiesta di liberazione, quindi una richiesta forte, accorata, da parte del salmista, affinché il salmista lo liberi dalla situazione nella quale lui si trovava. Ed è una richiesta assolutamente legittima, ma nel contempo, in queste parole, possiamo vedere anche la sottomissione del salmista alla volontà di Dio. Esattamente come il Signore Gesù ci ha insegnato e ci insegna quando noi leggiamo e studiamo quella che è la sua vita, la volontà di Dio che è sovrana, che è soprattutto e soprattutti alla quale dobbiamo sottometterci assolutamente. Versetto 171: le mie labbra esprimeranno la tua lode perché tu mi insegni i tuoi statuti. Quindi abbiamo ancora il salmista adoratore qui, le labbra che sono strumento di lode e di adorazione per il fatto che Dio stesso si degna di insegnarci la sua parola. Come dirà l'apostolo Giovanni: non c'è bisogno di nessuno che vi insegni, perché avete lo Spirito Santo che vi insegna ogni cosa. Quanto è bello pensare che abbiamo il divino insegnante dentro di noi, che ci guida, che ci insegna quella che è la parola del Signore. E anche per questo motivo possiamo veramente ringraziare e adorare il Signore. La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. Quindi ancora qui il salmista ribadisce quanto ha detto nella sezione precedente, quando parlava dei giusti giudizi di Dio che durano in eterno. Versetto 173: la tua mano mi aiuti perché ho scelto i tuoi precetti. È molto importante quello che il salmista sta dicendo qua. Quando noi parliamo di scelte, di decisioni, cosa scegliamo veramente? Il salmista ce lo dice. Il salmista ha scelto la parola di Dio. Il salmista ha scelto i precetti del Signore, non ha scelto i modi di fare, i costumi di questo mondo, le ideologie, le filosofie di questo mondo, non ha scelto quello. Il salmista ha scelto la parola di Dio, andando controcorrente, mostrando una fede che va controcorrente, a rischio di essere deriso, schernito, oltraggiato, perseguitato, come avveniva nella sua vita. Ma lui può dire: io ho scelto i tuoi precetti. E possiamo star certi che la richiesta del salmista ha avuto esaudimento quando lui dice: la tua mano mi aiuti. Dio non lascia da soli i suoi figli. Dio non lascia da soli coloro che scelgono di seguire le vie della scrittura, le vie della parola di Dio.
Versetto 174, io bramo la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia gioia. Prima si parlava di amore e ora si parla di gioia. La tua parola è fonte di gioia per me. Quanto è bello, fratelli e sorelle, quando noi apriamo la scrittura, quando noi la studiamo e rimaniamo meravigliati di quello che noi leggiamo. Meravigliati anche di quelle, possiamo definire le scoperte che facciamo, perché la parola di Dio, essendo il libro di Dio, non finiremo mai di leggerlo, non finiremo mai di meditarlo, di studiarlo, perché il Signore aggiunge sempre qualcosa. E allora quando scopriamo una perla, ecco che noi siamo lì ad adorare il Signore e ringraziarlo per quello che Lui ha voluto rivelarci nel leggere un brano, nel leggere un versetto, nel leggere un capitolo particolare della parola di Dio. Anche noi possiamo dire che la sua legge, la sua parola, è per noi veramente fonte di gioia, fonte di allegrezza, fonte di consolazione. Versetto 175, l'anima mia viva ed essa ti loderà e mi soccorrono i tuoi giudizi. Quindi qui viene messa in evidenza il soccorso della parola di Dio. Quando noi siamo nella distretta, siamo nella difficoltà, nel dolore, e allora Dio usa la sua parola per consolarci. Usa la sua parola per rafforzarci, per darci forza, ricordandoci le sue promesse, che sono veramente fonte di consolazione per noi. L'ho detto anche in altre circostanze, ci sono delle situazioni di dolore umano che sono talmente forti che le parole umane non servono assolutamente a nulla, ma ciò che noi siamo chiamati a fare è ricordare le promesse di Dio, perché sono queste che hanno veramente quella potenza consolatoria che può lenire veramente il dolore. E alla fine, nel versetto 176, abbiamo questa immagine che è cara a noi come cristiani della pecora, però qui si parla di una pecora smarrita. Infatti dice, io vado errando come pecora smarrita, cerca il tuo servo perché io non dimentico i tuoi comandamenti. E ancora vediamo in questa immagine tutta quella che è la nostra fragilità e la nostra debolezza. È vero che l'apostolo Pietro, come sappiamo, ci definisce il credente pecora smarrita, però guardando indietro, cioè guardando al suo passato, cioè quando noi non eravamo credenti, quando noi non conoscevamo il Signore, noi eravamo come delle pecore erranti, ciascuno che seguiva la sua via, ma poi è arrivato il Signore Gesù, il pastore delle nostre anime, che ci ha radunato in uno stesso ovile. Il Signore Gesù, come in Giovanni 10, che si presenta come il buon pastore che dà la sua vita per le pecore e che le cura, le nutre e le protegge. Però con queste parole io personalmente ci vedo un avvertimento, perché anche se siamo convertiti, anche se siamo dei nati di nuovo, possiamo rischiare di essere delle pecore erranti, cioè delle pecore che non seguono più il pastore, ma seguono qualcun altro. Però è molto interessante ricordare quello che il Signore Gesù dice quando parla delle sue pecore, in Giovanni 10. Le sue pecore mi seguono, dice il Signore Gesù, e sanno riconoscere la mia voce da quella di un altro. Queste sono le mie pecore e mi ubbidiscono e mi seguono dovunque io vado. Quanto è bello leggere nel libro dell'Apocalisse a proposito dei 144.000. In Apocalisse 14 è scritto che i 144.000 seguivano l'agnello dovunque andasse. Ecco cosa siamo chiamati a fare noi: seguire l'agnello, seguire il Signore Gesù dovunque va. In altre parole, prendere le parole che disse Pietro quando il Signore Gesù istituisce il memoriale, ma farlo veramente, non come fece Pietro. Quando Pietro disse: Signore, se tu andrai in carcere, io ci sarò. Se tu morirai, io morirò con te.
Sappiamo che Pietro non tenne fede a queste parole, ma prendiamo queste parole di Pietro come una sfida per noi. Signore, dove tu andrai, io verrò. Dove tu andrai, io ci sarò. Ed è quello che dirà proprio l'Apostolo Pietro più avanti, qualche anno dopo, quando capì la lezione e quando disse: poniamo i nostri piedi sulle orme del Signore Gesù. Che così sia per ciascuno di noi. Amen. Grazie per il vostro ascolto. Se volete avere ulteriori informazioni potete scrivere all'indirizzo mail andrea20077@gmail.com oppure seguire il mio canale YouTube Andrea Belli75. Che Dio vi benedica.